Non si parla di una protesta per come la conosciamo, né tantomeno di una manifestazione. È un gesto di solidarietà quello che stamattina Ugo e Gerardo hanno voluto dimostrare davanti all'edicola dell'amico Giorgio in Largo Pestalozzi. Un gesto che abbraccia tutte le edicole che vivono un periodo di difficoltà nella difficoltà. Conosciamo bene lo stato di povertà degli edicolanti e soprattutto perché siamo amici di Giorgio e abbiamo fatto questa manifestazione assolutamente spontanea, l'edicolante non sapeva niente, e per sostenere tutte le edicole che sono in condizioni pietose. Il problema purtroppo c'è, il problema che adesso non possono più vendere i biglietti per i bus, cose del genere, hanno chiuso molti uffici, scuole, cose del genere, gente che prendevano i giornali, i giornalini, e purtroppo non ci sono più vendite, sono calate di tanto. Ecco. A un trend che negli ultimi decenni ha visto gradualmente diminuire l'acquisto di determinati prodotti, si sono sommati nel tempo l'aumento dell'online per le testate, le riviste e ora anche il coronavirus che ha comportato la chiusura delle scuole e la perdita di una buona fetta di clientela. In più, lo smart working, che ha influito principalmente le rivendite del centro, e per ultimo gli abbonamenti dell'autobus, che possono godere di un prezzo ridotto se sottoscritti via internet, con parziale perdita da parte delle edicole. A parte insomma l'alta tecnologia, chiaramente l'acquisto su internet di vari, come anche ad esempio la possibilità di acquistare la rete, la tessera rete online, con l'aggio del 5%. Che è praticamente l'aggio che sarebbe riservato a noi edicolanti, quindi in pratica noi compriamo dal rivenditore e in realtà il privato lo compra dal rivenditore allo stesso prezzo nostro. Poi ovviamente la crisi mondiale, non solo dovuta al Covid, e in più il fatto anche che le scuole sono chiuse ormai da febbraio, causa prima festività di carnevale e poi il Covid, insomma non hanno più ripreso. Non è datato 2020 questo, cioè ormai sono una decina d'anni che il lavoro si sta deteriorando, diciamo. È un articolo che ormai sta andando a scemare.